Altra importante scoperta di Galileo, i satelliti di Giove, piccoli corpi celesti che ruotavano intorno al pianeta Giove. Questo dimostrava che non c'era soltanto un centro di rotazione, un centro di gravità nell'universo, ma ce n'erano almeno due. Quindi, se nel sistema aristotelico-tolemaico si postulava la centralità della Terra nell'universo, bisognava comunque almeno riconoscere che c'era un altro centro di rotazione che era Giove, in quanto c'erano questi quattro piccoli corpi celesti che ruotavano attorno a Giove. Quindi non era più la Terra l'unico centro dell'universo. Quindi era sempre più difficile pensare che tutti i corpi celesti ruotassero intorno alla Terra. Dunque questo era un altro colpo al sistema tolemaico. Il nuovo universo appariva sempre più in contrasto con l'universo geocentrico tolemaico. Vediamo questi satelliti di Giove, questo è il pianeta Giove, con questi quattro puntini luminosi intorno che nel corso dei giorni, delle ore dei giorni, si muovono intorno al pianeta Giove. Anche qua vediamo Giove con un paio di satelliti visibili che lasciano un'ombra sulla superficie del pianeta, di Giove. Vediamo infatti che i due corpi celesti, eccoli, i due satelliti e le loro ombre sulla superficie di Giove. Anche in questa animazione vediamo i quattro satelliti di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, che si muovono attorno, ruotano attorno al pianeta Giove, lasciando la loro ombra scorrere sulla superficie del pianeta. E questo è più o meno come appare il moto dei satelliti di Giove visto dalla Terra, quindi ruotano allineati a destra e a sinistra del pianeta i quattro satelliti, e Galileo capì che questo movimento allineato in realtà era un movimento circolare intorno al pianeta stesso.